Salve ragazzi, io sono Painmaster e come potete vedere già direttamente da questo annuncio è finalmente uscito Freddy Krueger su Dead by Daylight. Quindi sì, era davvero Freddy Krueger, i leak non mentivano. Il nuovo capitolo di Dead by Daylight è basato su Nightmare on Elm Street. Non è basato sulla serie originale, ma sul remake del 2010, quindi il Freddy che è stato inserito all'interno del gioco è modellato secondo quell'aspetto, cioè quello del remake, quindi non è basato su Robert Englund. E anche il nuovo sopravvissuto è uno dei personaggi del remake, anche se dal mio punto di vista hanno proprio scelto il peggiore. Essendo un capitolo intero, aggiunge un nuovo sopravvissuto, un nuovo killer e una nuova mappa. La nuova mappa è una scuola elementare e spero di riuscire a mostrarvela. Non ho comprato questo DLC perché ancora non ho deciso se ne vale davvero la pena o no. Il motivo principale è il nuovo sopravvissuto. È questo individuo qui, Quentin Smith. Non mi piace per niente. È proprio brutto, non lo userei mai. E quindi comprando il DLC a prezzo pieno, che contiene sia il killer che il sopravvissuto, non usando mai il sopravvissuto perché non lo userei proprio mai, mi sento un po' come se stessi pagando quei 2-3 euro in più inutilmente, perché una parte del DLC proprio non mi piace, non mi garba. Freddy invece è divertente. È divertente giocarlo ed è divertente anche giocarci contro. Ho già fatto un paio di partite contro di lui. Ha delle meccaniche interessanti e ancora decisamente molto forte. Per motivi di cui vi parlerò in game una volta che lo avremo incontrato. Però è comunque un killer che aggiunge tante novità ed è una cosa che serve in questo gioco per rompere un po' la monotonia. Ed è molto divertente. Vediamo se riuscirò ad incontrarlo, anche se penso che sia quasi scontato perché, visto che è uscito da poco, praticamente tutti lo stanno utilizzando. Entri in partita e becchi 3 volte su 4 come killer Freddy. Come vedete sto usando come main Bill perché è quello che ha i perk migliori, è quello su cui ho sbloccato i perk migliori al momento. Perché ho a livello 50 anche Nea, però rispetto ai perk che ho con Bill non regge il confronto, diciamo. Male, siamo in una brutta mappa, una delle mappe che hanno aggiunto più di recente, che è quasi completamente un interno e quindi viene più difficile scappare. Qualcuno è stato frizzato, quindi non è Freddy per questa partita. Eccoci in partita, siamo nella mappa nuova, la scuola materna di Bedham. Non ho la minima idea di com'è strutturata questa mappa, quindi non so neanche dove sono i generatori, ma fortunatamente ho sentito qua un rumore di qualcuno che lo sta riparando. Mi sono scordato di cambiare personaggio. Stavo livellando un po' Meg perché, come avete visto, ho un bel po' di punti messi da parte. E quindi ne stavo usando qualcuno giusto per non rischiare di raggiungere il cap. E mi sono ritrovato a giocare con Meg, anche se avrei preferito usare Bill. Questo ambiente è uguale alle cantine che si trovano anche ad Haddonfield, la mappa di Halloween, quella di Michael Myers. Qualcuno è stato preso e mi è parso di sentire la canzoncina di Freddy, però non ne sono certo al 100%. Sì, l'ho sentita! Maledizione! Quando la senti vuol dire che lui è vicino. La particolarità di Freddy è che è invisibile, è completamente invisibile, non è come il Wright che vedi la sua aura, è proprio invisibile, puoi vedere solo le sue interazioni con l'ambiente, tipo quando cammina nell'erba o quando spacca i pallet, però per il resto è completamente invisibile. Diventa visibile e può interagire con te solo quando ti addormenta, se tu finisci nel mondo dei sogni ti può colpire. È più facile mostrarvelo che spiegarvelo, ma preferirei farlo il più tardi possibile, perché il momento in cui finisci nel mondo dei sogni sei praticamente appeso. Vediamo un po' cosa contiene questa cassa. No, vedete, qualcuno è già stato sdraiato di nuovo. Ah, la nuova torcia, quella di Halloween col fantasmino.
Una cosa divertente che non so se riesco a mostrarvela in tempo è che quando tu non stai dormendo, vedete? Quando tu non stai dormendo e vedi gli altri che vengono appesi, li vedi che fluttuano. No! Come ha fatto già? Ah, perché l'ha riaddormentato, lo sta targettando, ovviamente. Ah no, questo era un altro, non è quello di prima. Ce la stiamo cavando male, mancano ancora 3 generatori. Significa anche che, cioè, dovrebbe già essere in giro la botola, che è un po' più facile da raggiungere. No, maledizione! Vedete, quando sono in questo stato mi sta per addormentare. Ok, sono stato addormentato. Maledizione, è già dietro di me. Eccolo, è qui Freddy. Maledetto. Quando sei nel mondo dei sogni, poche cose possono risvegliarti. E purtroppo in questo momento non ho il tempo di provare a fare nessuna di esse. Che ce l'ho proprio dietro, maledetto, maledetto. Dai, lasciami in pace, per favore. C'è un pallet qui, no? Maledizione. Ci ho provato, non potevo fare altro. Mi ha preso. Però una volta appeso mi sveglio, quindi adesso non può più interagire con me. Questo mi sta liberando, non so se sta dormendo o no. Comunque nel dubbio è sempre meglio scappare. Andiamocene il più lontano possibile. Purtroppo non ho perk cura di sé con Meg, che è uno dei perk che ti permette di sfuggire a Freddy, perché quando tu fallisci il test e ti accoltelli da solo per sbaglio, ti risvegli. Fallire anche i test del generatore quando esplode, il rumore forte del generatore che esplode ti fa risvegliare. E queste cose fanno sì che Freddy non possa colpirti, perché Freddy può colpire solo quelli addormentati, solo i survival addormentati. Ora, questa mappa non la conosco, non so dove sono i generatori completamente, non so dove sono. Non so dove spawnano di solito. E quindi anche se ne mancano, in teoria adesso in giro dovrebbero essercene 5. Il problema è che ancora non ne ho visto neanche uno. È carina l'atmosfera di questa mappa, non mi dispiace, anche se è un po' troppo Haddonfield. Avrei preferito un qualcosa di un po' più originale. Vedete, anche le staccionate sono palesemente quelle di Haddonfield. Sono gli stessi asset. Stanno utilizzando gli stessi asset. Lì c'è un generatore, ma è vicinissimo dove è stato appeso quello. E Freddy sta già arrivando. Vedete, quel survival ha la testa storta. E anche io. Quindi ci sta per addormentare. Spero che non stia targettando me, ma l'altro. Perché devo andare a far esplodere quel generatore per svegliarmi. Esplodi, 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 esplodi. Ti prego, esplodi. Quando vuoi che compaia un test, non compare mai. Ecco, bene, mi sono svegliato. Perfetto. Ora posso anche sganciare te senza... Ah, maledizione. C'è l'immondizia davanti. Senza aver ripercussioni. Andiamocene. Qua mi sa che ce la dobbiamo giocare di botola. Anche se qualcuno sta ancora cercando disperatamente di aggiustare questo generatore. Ah, dai! L'ha quasi finito! Bene! No, no, no. È nei paraggi. Qui è più difficile capire dov'è perché c'è molta meno erba. Provo a riparare questo così ne manca solo uno e magari ce la facciamo. Purtroppo non vedendo Freddy che cammina nei cespugli, non posso sapere dov'è. Posso solo saperlo sentendo la musichetta, però è più difficile. Si sta avvicinando. Ah, meno male, non ce l'ha con me. Ah, ne ha sdraiati due. Maledizione. E qui stiamo rischiando, però non posso rischiare di salvarli. Perché è lì sicuramente Freddy che sta camperando.
Ora, in giro ci sono tre generatori. Dove cavolo sono? Ah, qui c'è qualcuno, posso salvarlo. Posso provarci. Questa è una cosa che non mi piace, il fatto che anche quando sono sdraiati li devi prima risvegliare e poi curare. Dai, in due possiamo ancora farcela. Avrei potuto in realtà nascondermi e cercare la botola, ma non mi sembrava a caso. No, quello è morto. È proprio completamente morto. È andato per sempre. Ah, lì c'era un generatore, non l'avevo visto. Cieco completo. Beh, dai, quello però ha ancora un po' di vita. Potrebbe essere salvato. Ci sta già andando lei. Ci sta già andando quella Claudette. No, maledizione, mi è esploso. Mi ero distratto. Vabbè, almeno così attiro il killer e intanto Claudette può salvare chiunque sia stato appeso. Non ho idea di che personaggio stia utilizzando. E infatti sta arrivando Freddy. Eccolo! No, maledetto, non ci provare. No! Scavalca! Non c'è un pallet, no, 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 maledizione, maledizione questa mappa. Mi incastro pure in giro. Ah, lì c'era un altro generatore. Cosa vuoi fare? Ora mi uccide sicuro. Ah! Ci ha provato! Ci è andato vicino. E ora mi uccide. Visto. No, sono ancora vivo. Ah, perché non ero stato ferito, non sono stato colpito. Questa era la prima volta. Bene, bene. Lo sto tenendo. Ora appena si avvicina provo ad accecarlo. No, perché non ha attivato il pallet? Stavo premendo. Beh, dai, quelli stanno facendo un generatore. Magari ce la fanno, magari fanno in tempo. Vediamo se riescono a salvarsi. Almeno qualcuno si deve salvare. Non possiamo lasciarla vinta a Freddy Krueger. No, cavolo. Stanno scappando. No, dovreste finire il generatore. Beh, so dov'è. Se mi sganciano, io lo finisco io. Se si sbriga a sganciarmi. Vieni qua, Claudette. Veloce, veloce. Prima che Freddy venga a prenderti. No, sta campionando il generatore. Maledetto. Cavolo! Ho fatto un brutto errore, ma lui ne ha fatto uno più brutto. Ah, cavolo, qua c'era il basement. Ah no, qui c'era solo la cantina, ok. Va bene, perfetto. Qui è dove era il generatore che stavano finendo. E che tanto Freddy campererà, perché qua ci sono pure io morto. Provo a recuperare, ma la vedo dura qua. Ok, dai, ti prego. Dai, fai in fretta. Dopo. Finiamo questo prima. Intanto tu finiscilo, finiscilo, ti prego. Dov'è finita? Mi ha abbandonato da mezz'ora, ma è una vergogna. Lo avrebbe finito a quest'ora. Ah, ecco dove era il basement. Cioè, c'è una cantina nella cantina.
Peccato, peccato. Ero lì per prendere tempo. Se l'altro continuava era finito quel generatore. Odio la gente che non rischia quel minimo per portare a termine la missione. Giusto per completezza vediamo un po' come se la cavano. Vediamo se alla fine ce la fanno a scappare o no. Questa Zoe è messa piuttosto male. C'ha Freddy addosso ed era già ferita. E mi pare che sia già pure stata appesa un paio di volte. Mentre Claudette si nasconde invece di fare qualcosa di utile, come finire il generatore. Ah, ecco, lo sta andando a fare ora. Però è sceso un sacco. Cioè, una cosa che... La peggior aggiunta che hanno fatto a questo gioco è stato il fatto che Killer può rompere i generatori. Può calciarli in modo che regrediscano pian piano. È una stupidaggine. No, la botola era qui! Incredibile! Cioè, l'ultimo generatore e la botola stavano nella stessa stanza, quindi in qualche modo l'ultimo, bene o male, si sarebbe salvato lo stesso. Beh, dai, non è stata una pessima partita. Beh, come avete visto, contrastare Freddy non è difficile quando sei nel mondo dei sogni, è come un killer qualsiasi. Riesci comunque a guadagnare un po' di tempo coi pallet o scavalcando le finestre. Il grosso del problema è quando non sei nel mondo dei sogni, perché... Quando è invisibile è troppo difficile contrastarlo, esageratamente difficile, è una cosa che andrebbe un minimo ribilanciata perché non sapendo mai dov'è è come se fosse ovunque, praticamente è come se tu te lo sentissi addosso continuamente, ogni passo che fai è quello sbagliato perché potresti avere Freddy lì di fianco senza neanche saperlo e so che dovrebbe essere una cosa di atmosfera, dovrebbe farti immedesimare un po' di più e è anche una cosa carina. Però è comunque una cosa troppo esageratamente sbilanciata. Soprattutto in mappe dove è praticamente impossibile renderti conto di dove sta Freddy da lontano. Quando ormai senti la sua presenza perché senti la canzoncina, è quasi sempre troppo tardi. Perché spesso e volentieri la senti quando ti sta per addormentare. E una volta che ti ha addormentato, specialmente se ha addormentato solo te, sei la sua priorità numero uno e quindi ti insegue fino ad ucciderti. D'altro canto però c'è da dire che se tu sei sveglio, per il fatto che lui non può interagire con te quando tu sei sveglio, la ricerca della botola e il suo utilizzo è molto più facilitato. È molto più difficile per lui riuscire ad ostacolarti e quindi l'ultimo, se sono stati attivati almeno due generatori e se riesce a trovare la botola... Ha la certezza di scappare se sveglio, perché Freddy non fa in tempo ad addormentarti e ucciderti prima che tu entri nella botola. Concludiamo dicendo che guardate Meg coi capelli di Zoe di Left 4 Dead. Questi capelli di Zoe sono un disastro. O stanno staccati o girano per conto loro. Non ho capito bene che problema hanno, ma è da un bel po' di tempo che hanno questi problemi. Hanno problemi con un bel po' di mesh in realtà e anche con le compenetrazioni dei tessuti. Comunque sono soddisfatto da questo Freddy Krueger e dall'introduzione di queste nuove meccaniche di gioco. Sono riusciti a rendere il suo potere davvero bene, non me l'aspettavo sinceramente. Anche il suo Mori devo dire che in fin dei conti non è male. Certo, ha ancora bisogno di diverse rifiniture Freddy perché al momento ci sono ancora troppe cose che non vanno. Però sono sulla strada giusta. E beh, come vedete ho un sacco di punti, ho anche un bel po' di shard, ho anche un paio di daily da fare, quindi nel caso riuscirei a portare Freddy almeno a livello 40. Però non ho ancora preso la decisione definitiva, non ho ancora deciso se lo comprerò oppure no. Consigliatemi voi, magari scrivetemi nei commenti se siete interessati a vedere qualche video di me che utilizzo Freddy. E direi che per questo video può anche essere tutto. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo!